Vorrebbe un coinvolgimento più diretto proprio del rappresentante delle imprese. Sono Antonio Cacudi, sono vicepresidente di Alice, sono un imprenditore del settore. Come azienda operiamo anche in alcune case di riposo. In merito a quanto accennava lei, volevo dire questo. Intanto è la parola costo che un po' mi stride, no? Cioè, nel senso, se è riferita al settore sanitario, dove parliamo di servizi erogati al pubblico, lo sono comunque dei costi e in quanto tali, voglio dire, dobbiamo considerare due aspetti: uno è l'aspetto del servizio che si dà all'ammalato e l'altro è l'aspetto invece della gestione del servizio in sé, in quanto azienda, in quanto volume d'affari, in quanto costo per lo Stato, insomma, tanto per capirci. È un costo che comunque poi alla fine pagano i cittadini, per cui bisogna capire un attimino quali sono il rapporto costi-benefici che ne riceve un cittadino che ha questo servizio da parte della sanità pubblica e privata. Nell'ambito delle società, delle imprese di, io non vorrei usare, delle imprese di pulizie, che è un termine che trovo riduttivo nel settore ospedaliero, perché la chiamiamo pulizia, ma nel settore ospedaliero passiamo attraverso non solo la sanificazione ma la disinfezione, ci sono problematiche piuttosto complesse. Per cui quando oggi ho sentito in vari interventi sempre il solito termine pulizie, il pulito, cioè il pulito è così, ci sono tanti fattori, no, che coinvolgono il nostro mondo. Comunque, per non divagare, nel settore della sanità, la spesa complessiva del cleaning, di fronte ai 110-117 miliardi che citava, incide per 2,7 miliardi. Stiamo parlando del 3% circa di spesa. E comunque per noi come settore che sviluppiamo nel comparto generale del cleaning 10 miliardi di fatturato, questo invece per noi impatta per il 25%, per cui è un settore molto, molto importante. Come affrontare il discorso riferito all'ambito della sanità? Credo che sia un servizio che non può essere, deve essere basato da parte delle imprese su una progettualità e su un costo che viene subito dall'ente, che sia però giusto in rapporto, ripeto, al servizio che viene erogato. Noi attualmente assistiamo con l'ultimo decreto legislativo, il 286, sull'offerta economicamente vantaggiosa, a un cambio di direzione, cioè mentre prima si dava valore al progetto e si dava un valore tra virgolette inferiore al prezzo, oggi questo nuovo decreto dà priorità assolutamente al prezzo. È chiaro che il prezzo, se la fa da padrone, comporterà come conseguenza un decadimento della qualità. C'è la necessità di rivedere questa logica un po' in tutti i comparti, ma nel settore sanitario a mio avviso è devastante. Io mi interrompo per il momento qua. Certamente questo provvedimento, per quanto riguarda l'approccio da parte della pubblica amministrazione, può avere un certo condizionamento effettivamente, perché il peso dato a questo valore non ti lascia tanto scampo. Esatto. Esiste però, è stato anche sottolineato da lei, il tema del, va bene, io nella mia azienda ho una voce di costo, devo fare una gara, pongo un capitolato, esiste anche il tema di una correlazione anche qui sostenibile tra la tipologia, la qualità del capitolato e il costo che io apposto per quel capitolato, perché se io disegno capitolati meravigliosi e correlati
a costi non sostenibili e tutto crolla, no? Il problema. Certo. Quindi il problema incomincia anche a emergere, però bisognerebbe sentire anche un'opinione da parte vostra, ci ritorneremo, sul fatto del è più importante spendere meno oppure spendere bene, spendere in maniera effettivamente correlata a quelle che sono le mie aspettative. Probabilmente la conclusione è facile, però non è sempre così sostenibile, soprattutto purtroppo anche a livello di pubblica amministrazione.